No, sono anche Smurfrex ottimo. Oi, oi. Smurf premade disgustosi. Che noia beccare i premade. Pollo 11A 22B. Ok. Allora, questo game abbiamo due problemi. Tre problemi. Rek'Sai early, tre losing lane. E Diabato non ci giurerei sulla losing lane. Vabbè, forse nemmeno top Vladimir team, dai, ha piccato Vlad into team, ci sarà un motivo. Speriamo. No, la draft è forte, ma anche la nostra, ma la nostra, il problema è che la nostra ha bisogno di tempo per scalare. Abbiamo bisogno di tanto tempo, se scaliamo le distruggiamo. Se... Però early sono 10 volte più forti di noi. Mid game probabilmente anche. E con le losing lane e Rek'Sai è difficile arrivare late. Poi questo è Conqueror Karthus, una roba mai vista. Grazie per il sub. Oh, ancora Matte. Impazzito oggi. Grazie. Sognerà a sdebitarci. Allora, io spero il cheese gank bot funzioni. Spero di poterlo fare e spero funzioni. Non è un errore esatto. Proviamo. Mamma quanto effort, abbiamo usato tutte le summoner per prendere questa kill, aiuto. Abbiamo messo il cuore. Abbiamo usato tre... Ah no, Barrow ha fatto nel flash heal. Ah, allora, ok, pensavo... Non so perché pensavo avesse flashato anche lui. Non ho mid lane praio, non ho top lane praio. Ho gankato altre bot. Rek'Sai può solo che invadere mia S. Invece ho gankato il suo premade. Morendoci, cringe. Andiamo a prendere quella golosissima esperienza. Però Vladimir ha preso veramente tanta ex, poverino. Questa play molto discutibile di Rek'Sai, ha pure funzionato. No, muore anche Vladimir. Perché Vladimir è entrato in fight? Dai Vladimir, ma come diavolo ti viene in mente entrare in fight? Beh, comunque è colpa mia perché nel momento in cui Yone ha fatto quella cacata doveva significare che chiaramente c'era il tizio dietro. Boh, questa roba qui era molto strana e ha funzionato, non doveva. Che peccato. Non
Allora, è buio, sì. Oh, è già buio o quasi? Bisogna vedere un attimino. Ecco, Mr. Xai è matto. Questo l'abbiamo capito. Ora qui possiamo magari cercare di frizzare la lane. E sì, ora ordino da mangiare, grazie. Apri questa partita. Allora, Karthus è a livello 6 adesso, abbiamo anche la sua ulti che fa sempre comodo. Bene, la passa col suo così. Guarda Rek'Sai che non va al suo blu. Immagino voglia gankare top. Mi raccomando, non morire. L'abbiamo spottata. Siamo felici. Allora, dobbiamo gankare bot, flashare, fare kill, ulti di Karthus, idealmente double kill, forma e GG. Questo nei miei sogni. Sai che quel roaming... Va bene, l'idea non era male. Che sei così aggressivo nei miei confronti. Devo giappare tutto. Devo giappare tutto. Che palle avrei la losing lane. Così è. Che dobbiamo fare? Dai che ti mostro trollando. Vladimir, ma se muori sei veramente un cane. Ma come ti permetti di morire qua? Dai, ma puoi mai morire? Andrei a invadere, credo. Uno per uno direi che l'abbiamo tirato fuori al cappello magico, perfetto. Il flash faceva schifino, credo. E poi sì, un po' di panico, sbagliato. Sarebbe stato sì gigantissimo se non fossi morto.
Però il Prowler che mi permette di gankare meglio anche senza forma. E sono vicino alla forma, quindi se riusciamo a punire il Teemo. Oh, sono arrabbiati. Secondo me stiamo difendendoci bene, considerando il loro early. Non hanno nemmeno preso un drago, tra l'altro. Ottimo. Rek'Sai, secondo me, dopo aver altre call, va straight bot o... mesetti minore 3, chiedo perdono per l'assenza Luviu. Allora, ho intato per la forma, però speravo di potermi salvare con la ulti di Soraka, che era ancora in cooldown actually. Questo è GG. Intare per la forma non mi piace. Grazie Cece, abbiamo preso comunque... Abbiamo preso per caso anche lì al di Caitlyn, non sono sicuro. Guarda il flash offensivo di Soraka. Ops. Giochiamo solo ulti Karthus, non ha senso fare diversamente. Yali Ignite. Ah, oh, scusa. Il Gatorial del mio alleato. No, ragazzi. È così che si inta il game. C'è Rek'Sai bot al 3000%. Sono andato giusto per coprire i ragazzi. Ok, perfetto. C'era bisogno di avvicinarmi a Yone. Vabbè. Devo riperdere red. Dai, no, non voglio riperdere red. Yone non ha nemmeno la R, quindi. Benissimo. 14 Rek'Sai. Dovrei fare prima il subblu e poi questo in realtà. Però dovrei fare a tempo lo stesso, dai. Ma Yone sta cercando. Ma in che senso questa roba ha funzionato, Ian? Ok,
Ma l'abbiamo visto tipo arrivare da lontanissimo. Che strano. Evidentemente io ne cercavo tartuffi e ha funzionato. E poi ho sprecato la ultima, un cringe. Per vincere contro Yone mi serve triplo item. Vinco fino a... cioè, da quando ho due item vinco contro Yone fino a quando lui non ha Death Dance. Quando ha Death Dance non vinco mai. Ah, questo qui è... Conqueror Karthus con Everfrost. Mai visto un Karthus senza maschera con Everfrost? Io voglio regolare. Abbiamo un bel lockdown. Ulti di Varus e Silence. Slow di Karthus. Non è male. Si scende di Varus, un attimo da rivedere. La torre era valido forzarla poi, boh. La sanno che sono qui, vero? Ma guarda, io faccio la kill. Poi vedo il mio cringe Vladimir. Vabbè, lo però. Forse muore. No. Però ho sprecato il flash, capito? Cioè, avevo fatto la kill su team. Potevo andare out. Invece ho visto Vladimir arrivare verso di me. E mi sono fatto prendere coraggio. Quando in realtà. Kill e out. E siamo felicissimi. Vabbè, comunque questo è Free Drake. No, flashare out il Rek'Sai non è mai smart. Ma in questo game è la prima volta che flasho male, o sbaglio? Oh, primo item di Soraka, anatema. E poi Soraka è forte quando prende vita, no? Aspetta, tante volte la vedi Wormhole, invece questa ha preso anatema. Ma che fa bad. Disastro. Sono riuscito a evitare la sua ulti. Cioè non ho pensato al Prowler di Rek'Sai. Dobbiamo rallentare un po' il game perché siamo molto più forti in scaling. La vogliamo lasciare? Karthus Varus fa male, però non abbiamo molti item in realtà, mi pare...
Poi abbiamo appena dato la ward, quindi sicuramente credi come roba. Tanca tu Vladimir. Flippata. Che cacchio di flippata. Ma in realtà non era una flippata, ma Varus ha missato l'aereo su Rek'Sai. Smite subdolo e non perdona. Starmi un sera capicino a sto coso schifoso. Ma dov'è il piccolo Timo? No, no, mi ero dimenticato, scusa. Dai, ma che mi dimentico di Timo? Se muoio, se flash e muoio sono il più cringe della landa. No, per favore, Timo! Va bene. No, se faceva lo smite morivo su Timo, sono sicuro. Lui chiama draghetto. Ah, beh, l'immortal scivoglione, ecco, cosa è stato? Forse più karma. Non credo Varus abbia mai hittato una R. Ancora, ancora. Aspetta, non official. Vabbè, Timo non è ancora morto. Mi servono ancora un po' di soldi, ma in realtà non tantissimi. Oh, forse così c'ho item.
Allora, per sicurezza, anche se dovrei già averlo, facciamo scuttle. E ci siamo sicuro allo spike. Il loro blu un po' mi tenta. Anche Ione mi tenta un po'. Beh sì, ora siamo full spike. Danno ne abbiamo. A livello 16 anche di più. La side lane, Vladimir. Lo stesso ulti di Karthus. Un altro item adesso. Ti dispiace? Sì, le dispiace a quanto pare. Vabbè. Vabbè, ma questo game l'avevo detto, diventava sempre più facile alla fine. Lo è stato perché erano tutti squishy champion. Quindi Blue Kane è forte. In più triplo ranged, quindi comodo. Che danni il signor Ione però. Immaginativo. Ma quello è Teemo o TP Smurf? Quel maledetto.